della nostra vita. Ma il museo è anche e soprattutto una piacevole esperienza di esplorazione, l'ha vissuta per noi Daniela Bruni della redazione TGR del Lazio. Vediamolo insieme. Il Museo Storico dell'Istituto Superiore di Sanità ha sede nella grande sala del giardino d'inverno al quinto piano dell'edificio centrale dell'Istituto. Il primo direttore, Domenico Marotta, fondatore del Centro Internazionale di Chimica Microbiologica, punto d'inizio dello sviluppo delle biotecnologie in Italia, aveva scelto lo splendido pavimento in color verde smeraldo che accoglie il visitatore in uno stupefacente impatto tra storia e modernità. Esso è un ente statale ed è diretto con grande passione dal professor Domenico Marotta. Qual è la storia dell'Istituto Superiore di Sanità? Nasce nel 1934 grazie a una donazione di una fondazione benefica americana, la Fondazione Rockefeller. Poi cresce con, diciamo, i finanziamenti dello Stato e poi nel corso del tempo ha accompagnato la crescita degli italiani, per esempio eliminando la malaria. Sono stati i ricercatori dell'Istituto a farlo, producendo la penicillina, elaborando tante ricerche, tante scoperte che ancora oggi sono rimaste e rimarranno. È stata la casa anche di tanti premi Nobel. Sì, 4 premi Nobel per la precisione. Lì dietro c'è Rita Levi-Montalcini ed Enrico Fermi, anche Daniele Bovet e Ernest Chain hanno lavorato qui, sono autori di scoperte importantissime fatte proprio nei laboratori dell'Istituto. Il museo unisce i pezzi originali unici e storici, integrati e valorizzati dalle nuove tecnologie digitali. C'è il primo microscopio elettronico italiano in funzione fino al 1960. E poi ci sono dei libri rarissimi, forse il pezzo più prezioso sono le tavole anatomiche, cioè dei disegni anatomici fatti con le proprie mani da Antonio Canova. A realizzare l'allestimento interattivo del museo è stata un'azienda leader nel campo della formazione medica e della comunicazione scientifica ad altissimo livello tecnologico, che ha già realizzato il Museo di Storia della Medicina di Padova. Questo è il nuovo modo di realizzare oggi i musei, utilizzando la sinestesia e il gioco. Assolutamente sì. In questo modo il museo diventa affascinante, diventa luogo di esperienza e coinvolge tutti i sensi e aiuta a ricordare e quindi a imparare dalla visita museale. Oh, Kenneth, eccomi. Che gioia. 4 sono i premi Nobel che hanno lavorato negli anni all'Istituto Superiore di Sanità e allora abbiamo pensato che loro potessero essere delle guide virtuali che accompagnassero i nostri visitatori all'interno di questo museo. Una parte proprio del museo consiste in giochi della scienza. Certo, in giochi che mettono alla prova ciò che i nostri visitatori avranno imparato durante il percorso didattico. Questo invece che cosa è? È una collezione di fotografie bellissime, incredibili, che abbiamo trovato qui all'Istituto, che ricordano nel periodo della malaria qual era la situazione in Italia. Anche qui abbiamo voluto introdurre un gioco per cui è possibile spruzzare il DDT virtualmente. E uscirà anche il DDT adesso ai nostri piedi per rendere ancora più credibile la simulazione. Questa invece è una collezione di microscopi. Di microscopi e altri strumenti di chimica e fisica. I nostri visitatori, semplicemente posizionando questo placeholder nelle posizioni indicate, possono animare il tavolo e con queste animazioni andiamo a spiegare nel dettaglio come venivano utilizzati e a cosa servivano questi diversi strumenti. Questo è il libro virtuale. È un libro virtuale, attraverso questo touch posso selezionare il libro che voglio vedere, ma la parte entusiasmante per i visitatori è la possibilità di toccare questo libro, come se fosse un vero libro antico. Alla fine della visita ci saluta la professoressa Rita Levi-Montalcini. Il problema sta sempre nel come viene gestita la conoscenza, il più alto privilegio degli appartenenti alla specie umana.